reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Roma, Piazza Navona, sede dell'Istituto Cervantes. Siamo naturalmente nella sala dedicata a Salvador Dalì, perché abbiamo ai nostri microfoni, lo ringraziamo, il dottor Sergio Rodriguez, direttore naturalmente dell'Istituto Cervantes in Roma, che ha organizzato insieme all'ambasciata di Cuba una mostra interessante, Istinto Basico. Direttore, come nasce questa idea? Questa idea veramente ha l'origine in una mutua collaborazione molto proficua tra l'ambasciata di Cuba e l'Istituto Cervantes di Roma. Abbiamo sistemato già alcune iniziative, è stato qua Leonardo Padura, il scrittore, l'anno scorso, e quindi ci è venuto in mente di fare una mostra su tutti i grandi fotografi cubani. E consideriamo che la fotografia è l'arte più importante di Cuba, siccome il cartello, siccome la carta, siccome l'agricoltura è una delle fonti più radicate a Cuba, quindi questi fotografi sono l'espressione del senso cubano, dell'anima cubana, e quindi così ci è venuto anche in mente questo titolo un po' provocatorio di Istinto Basico. Direttore, la mostra dal 18 febbraio al 2 aprile, ma lei può illustrare ai telespettatori del consorzio Teleambiente quali sono i quadri più significativi e quelli che a lei hanno dato più passione? Naturalmente poi ci illustrerà quelli che vediamo alle sue spalle. Devo dire che consideriamo che qui abbiamo 60 fotografie, circa 100 opere, 60 fotografi, e quindi abbiamo una mostra molto diversa. Abbiamo fotografie degli anni 30, 40, 50, l'epoca della rivoluzione e poi le trasformazioni degli anni 60, 70, 80. I linguaggi sono diversi, ci sono linguaggi più fotogiornalisti, più realisti, altri che sono più idealisti, fotografia, immaginazione, e in tutti c'è qualcuna cosa dell'anima cubana, una cosa molto profonda, c'è il Caribe, c'è il mare, ma c'è anche il campo, c'è l'agricoltura, ci sono ingegni. L'anima cubana è molto seminata dall'eredità, diciamo, da una parte della letteratura, diciamo, spagnola, ma anche dell'anima africana, tutti i ritmi, il son cubano, la musica. Quindi un po' tutto di questo si può vedere qua. E tra i dipinti, tra le fotografie ci sono questi di qua, veramente che mi commuovono, che sono opere molto forti di colori, le forme, ci parlano un po' dell'espressione dell'anima più profonda dell'essere umano, quindi con la persona come vista a Cuba. I ospiti importanti, ospiti graditi, l'ambasciatrice di Cuba ha portato il suo saluto, lo vuole estendere anche ai nostri telespettatori? Molto volentieri, veramente grazie per la vostra attenzione, e vi invito cordialmente a venire qua alla sala Dalì, Salvador Dalì dell'Istituto Cervantes di Roma, Piazza Navona, dove potete vedere veramente una mostra eccezionale sulla pittura e la fotografia cubana del secolo XX. L'ultima domanda: questa nuova situazione che si sta creando nella grande isola, avete più attenzione di prima? Cuba è sempre per noi un fonte di attenzione significativo. Cuba è stato veramente legato storicamente alla Spagna, ma i vincoli biologici, di amicizia e culturale, intercambio, hanno stato sempre grandissimi. Quindi Cuba per la Spagna è sempre un punto di attenzione fondamentale. Grazie, direttore. Grazie a tutti voi. Con piacere che abbiamo appunto l'onore di avere come ospite per i telespettatori del Consorzio Teleambiente Sua Eccellenza Alba Beatriz Soto Pimentel, l'ambasciatrice di Cuba presso la Repubblica Italiana, che è qui all'Istituto Cervantes perché ha inaugurato questa interessantissima mostra dal titolo Istinto Basico.
Sí, buenas tardes. Efectivamente, hoy inauguramos una muestra de arte contemporáneo cubano que realmente pudiéramos decir que es una muestra excepcional. Sì, buonasera a tutti. Oggi veramente abbiamo inaugurato una mostra di arte cubana che possiamo davvero definire eccezionale. Y me refiero a que es la muestra más amplia y diversa que hemos presentado en Roma durante los últimos años. Ed è senz'altro la mostra più ampia e più estesa che abbiamo presentato a Roma negli ultimi anni. Estamos hablando de más de 100 obras de 57 artistas cubanos, artistas de diferentes generaciones y diferentes estilos. Stiamo parlando di più di 102 opere, 57 artisti di varie generazioni, di distinti stili. Y eso nos permite realmente apreciar la evolución conceptual, las diferentes características artísticas, las diferentes visiones. Y esto ci permette di apprezzare l'evoluzione concettuale, le differenze artistiche, le diversità in questo. Que caracterizan a lo que es los artistas, la generación de artistas cubanos, pero tanto de aquellos más experimentados ya profesores galardonados como de otros mucho más jóvenes que se inician en las lides del arte. Que caracterizan l'essenza degli artisti cubani, sia quelli più esperti, i maestri, che i giovani nuovi artisti cubani. Y en medio de esta diversidad, el elemento que los une es el uso del papel. Nel mezzo di questa diversità l'elemento che unisce è l'uso della carta. Il trattamento, diciamo, fotografico, attraverso de collage, attraverso de pinturas, installazioni. Trattamento fotografico attraverso collage, dipinti, installazioni. E tutta questa varietà che si presenta oggi refleja molto bene lo che è la cultura cubana, ossia una diversità. E tutto questo che si presenta oggi rispecchia veramente la cultura cubana, vale a dire una diversità. La creatività, la differenza di concetti. La creatività, la differenza di concetti. Y permite recorrer la evolución de esta cultura durante los últimos 40 años. Permite de ripercorrere l'evoluzione di questa cultura negli ultimi 40 anni. Por eso es que estamos realmente muy contentos de poder presentar hoy esta variedad para que el público italiano y todos aquellos que nos acompañen puedan un poco ver la travesía de Cuba a lo largo de esta última de este último medio siglo. Per questo siamo molto contenti che il pubblico possa apprezzare proprio tutto questo percorso dell'ultimo mezzo secolo. Siamo molto contenti che possano condividere con noi. Sua Eccellenza, novità importanti sotto il cielo della grande isola, Cuba è stata per molti di noi italiani un punto di riferimento e naturalmente le immagini lo ricordano, c'è quella bellissima fotografia del comandante Fidel, primo viaggio verso l'Unione Sovietica. Sí, realmente Cuba es un país que es un país, yo diría, que siempre en movimiento. Sí, yo en primer lugar diría que Cuba es un país siempre en movimiento. Y este movimiento tal vez ha sido más apreciado en los últimos años porque muchas miradas se han tornado hacia nosotros. Y quizá este movimiento es stato apprezzato maggiormente negli ultimi anni, ma forse perché lo sguardo degli altri è andato verso di noi. Pero yo siempre insisto que no es que antes estuviésemos tranquilos, sino que las miradas no se habían vuelto hacia Cuba. Ma io sempre insisto su questo, non che prima fossimo tranquilli, è che lo sguardo non andava verso Cuba. Pero hoy lo que estamos, recogiendo de alguna manera es el resultado de la política exterior, de todo el trabajo que se ha desarrollado en nuestro país durante más de 50 años. Quello che raccogliamo oggi proprio è il lavoro che della nostra politica estera e quello che abbiamo fatto durante gli ultimi 50 anni. E por eso muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué un país que no es un país de tan cattolico ha recibido a tres papas? E per questo molti si chiedono, come mai un paese che non è così cattolico ha ricevuto tre papi? Y no es difícil de entender porque somos un país de respeto a la diversidad, que trata de mantener la unión, el respeto hacia los demás. E non è
difficile da capire che siamo un paese che cerca sempre di mantenere l'unione, per cui vale il rispetto verso gli altri. E che tutto lo che aspiriamo è a conversare, a intercambiare con tutti, sin ninguna distinzione né discriminazione, unicamente sobre una base di rispetto. E appunto la nostra aspirazione è proprio solo quella di poter avere uno scambio con tutti, di parlare con tutti sempre sulla base del rispetto. Credo che il fatto di aver ricevuto al Papa in due opportunità molto recenti ha mostrato la ospitalità e la cultura del popolo cubano. Il fatto di aver ricevuto il Papa due volte, io credo che ha mostrato la cultura e l'ospitalità del popolo cubano. Però, per esempio, nel 2015 ricevimos più di 25 delegazioni encabezate por presidenti e jefes di Stato o primeros ministros. Per esempio, nel 2015 abbiamo ricevuto più di 25 delegazioni guidate da capi di Stato, primi ministri. Lo qual dimostra che realmente siamo un paese in costante movimento. E ciò dimostra che siamo un paese in costante movimento. Un paese che busca continuare insertandosi nella arena internazionale e nel mondo economico. Un paese che cerca di inserirsi nella rete internazionale e nel mondo economico. Però sin rinunciare alla essenza che dio vita a questo progetto che stiamo costruendo. Senza rinunciare all'essenza che ha dato vita a questo progetto che stiamo costruendo. Sempre buscando indiscutibilmente la miglioria economica, le migliori condizioni di vita per la nostra popolazione. Cercando naturalmente i miglioramenti economici, i miglioramenti per la nostra popolazione. E per supuesto una buona relazione con tutti i vicini e i paesi che nos rodean. E naturalmente una buona relazione con tutti i paesi che ci circondano, con tutti i vicini. E sobre eso, por ejemplo, pudiéramos hablar del establecimiento de relaciones diplomáticas o restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Possiamo anche parlare appunto delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti che si sono ristabilite. Restablecidas en base a un proceso que deberá llegar a una normalización. Restabilite in base a un processo che dovrà arrivare a una normalizzazione. Que implica, por supuesto, la desaparición del bloqueo que hemos tenido durante más de 50 años. Que naturalmente comporta l'eliminazione del blocco che abbiamo avuto per più di 50 anni. Y la devolución del territorio de Guantánamo. E la restituzione del territorio di Guantánamo. Son dos elementos clave sobre los cuales las dos partes deberemos trabajar fuertemente si queremos llegar a una normalización. Se vogliamo arrivare a una normalizzazione, sono due elementi chiavi e entrambe le parti devono lavorare su questo. Però indiscutibilmente estamos en condiciones de hablar, negociar, como decía, sobre bases de respeto y buscar soluciones. Siempre nos hemos caracterizado por tratar de buscar buenas relaciones con todo nuestro entorno. Ma noi abbiamo sempre cercato di stabilire buone relazioni con tutti quelli che ci circondano, pertanto possiamo continuare questo dialogo sempre naturalmente sulla base del rispetto. Sua Eccellenza, la notizia di questa notte battuta dalle agenzie, il Presidente Obama andrà a Cuba, il primo Presidente degli Stati Uniti a mettere suolo nella funzione di Presidente a Cuba. E poi, lo ricordiamo per i giovani telespettatori e telespettatrici, il comandante Fidel Castro, non ce ne voglia, ci dicono le agenzie che scrisse: il mondo cambierà quando gli States avranno un Presidente nero e naturalmente un Papa argentino del Sud America, un Papa che ha vissuto la vicenda tragica dei colonnelli e generali argentini, di questa vicenda del sud del mondo che in queste ore lui ha riproposto all'attenzione di tutti, la vicenda di Ciudad in Messico, ma soprattutto poi il riconoscimento di Monsignor Romero e di Elder Camargo. Realmente se produjo hoy por los medios un anuncio en relación con la próxima visita del presidente Obama a Cuba. Sì, effettivamente è stata diffusa oggi la notizia di questo prossimo viaggio del presidente statunitense a Cuba. Era algo de lo que ya se había hablado con anterioridad, aunque no con una precisión de fecha. Era qualcosa di cui si era già parlato in precedenza, anche se non era stata precisata la data. Y sobre ese particular decimos que el presidente Obama será acogido con la misma hospitalidad y respeto con que acogemos a todos los presidentes de los países que nos visitan. È quello che possiamo dire, che anche il presidente Obama
sarà accolto con l'ospitalità e il rispetto che conferiamo a tutti i presidenti che ci visitano. Conversaremos y por supuesto trataremos de que avancemos en una relación de pleno respeto. Ci saranno delle conversazioni in modo tale che possiamo proprio avanzare nelle nostre relazioni nel pieno rispetto. Però speriamo che este sia un passo che contribuia a ello. Ma speriamo che questo sia un passo che possa contribuire alla normalizzazione. Reitero una vez más, sempre sobre bases che rigen las relaciones internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, las declaraciones de paz che ha firmado nuestro continente. Agisco sempre sulla base dei trattati internazionali, della dichiarazione di pace che ha firmato il nostro paese, sulla Carta delle Nazioni Unite. Però, por sobre todo, demostrará una vez más la cultura, la educación y el respeto del pueblo cubano hacia cualquier visitante. Ma soprattutto dimostrerà ancora una volta l'educazione e la cultura del popolo cubano che viene offerta a qualsiasi visitatore. Una domanda. Noi ringraziamo della disponibilità Sua Eccellenza Alba Beatrice Soto Pimentel. Pimentel è un nome famoso per gli italiani e per Napoli, una donna stupenda la Pimentel. Ma lei è parente? Ma una domanda, poi verremo, le chiediamo all'ambasciata di continuare questo nostro percorso. Un ricordo di un grande amico di Cuba, di Giustino Di Celmo, che ha avuto il figlio assassinato da Posada Carriles, uno dei peggiori terroristi del mondo. Sì, para nuestro amigo Justino solo tenemos recuerdos de amistad y solidaridad, de cariño. Per il nostro amico Justino abbiamo solo ricordi di amicizia, di solidarietà, di affetto. Para su familia y sus hijos, para Tiziana que todavía viven y con los que mantenemos una buena relación. Per la sua famiglia, per i suoi figli, per Tiziana, per questi parenti con i quali abbiamo ancora dei rapporti. Verdaderamente fue muy lamentable que Justino falleciera y no pudiera ver que se hiciera justicia sobre el asesinato de su hijo. È stato molto penoso che Justino sia morto prima di veder fatta giustizia dell'assassino di suo figlio. Y lamentablemente fue, digamos, víctima de esa doble moral que caracteriza en muchas cosas este mundo de hoy, donde purtroppo si è stato vittima di questa doppia morale che caratterizza il mondo odierno, donde se encierra algunos por supuesto terrorismo mientras los verdaderos terroristas andan sueltos por distintos dove lugares. Si rinchiudono alcuni per presunto terrorismo mentre ce ne sono altri che se ne vanno liberi di girare. Como es el caso de Posada Carriles. Come è il caso di Posada Carriles. E i cinque che noi abbiamo fatto grandi battaglie perché fossero liberati già dal tempo del presidente Clinton. Sì, bueno, afortunadamente los cinco regresaron a Cuba ya hace casi un año. Fortunatamente già qua da quasi un anno i cinque hanno fatto ritorno a Cuba. Fue reparada una injusticia, regresaron al lugar de donde nunca debieron ser arrancados. Sono tornati nel luogo dal quale mai sarebbero dovuto essere strappati. Salieron de una cárcel a donde nunca debieron ser confinados. Sono usciti da un carcere nel quale mai sarebbero dovuti essere confinati. Perché ningún hombre puede ser apresado por defender a su país la integridad de su país y de sus conciudadanos. Perché nessun uomo può essere arrestato per difendere la libertà del suo paese e la sicurezza del suo paese. Entonces creo que al final la justicia y la razón vencieron y demostraron que los argumentos que Cuba sostuvo durante 15 años eran válidos. Credo che la giustizia quindi alla fine abbia trionfato e gli argomenti che Cuba ha sostenuto durante anni hanno trionfato. Noi la ringraziamo, un saluto, come si dice, ai nostri telespettatori e telespettatori, alla nostra giovane operatrice, un saluto a tutti quanti. Sì, un saluto para todos, todos son muy bienvenidos a Cuba, espero que tengan un tiempecito para visitar esta maravillosa muestra y estoy segura que después de eso se van a enamorar mucho más de esa linda isla del Caribe. Un saluto a tutti, ecco, spero anche che abbiate del tempo per venire a visitare questa bellissima mostra e anche Cuba. Para usted mi agradecimiento por la oportunidad de conversar con los telespectadores. Per lei il mio ringraziamento per l'opportunità di conversare con i telespettatori. Grazie a lei e a Cuba. Grazie a lei, grazie. Grazie. Grazie.